E vince il premio per video più screenshotato e usato contro chi l'ha fatto per sbugiardarlo, il video di oggi. Allora io lo fo, il video di oggi io lo fo, perché me l'avete chiesto talmente tanti che bisogna che lo faccia. Però ragazzi, capitemi un attimo, va preso un po' con le pinze, perché oggi è il 16 di settembre, non si sa neanche di preciso, proprio ufficiale al 100%, quando partirà il campionato. Abbiamo una data, ma poi sono venuti fuori dei rumors, insomma va ancora confermata definitivamente, per cui i nomi lasciano un po' il tempo che trovano. Però il video di oggi potrebbe essere interessante dal punto di vista metodologico, nel senso che io vi farò vedere che metodo utilizzerei per fare la mia squadra al fantabasket, e poi ci potremmo anche confrontare con quelle che sono le vostre idee, i vostri metodi, la vostra esperienza e tutto il resto. In più, questo è un video importante perché ci serve per ufficializzare che anche per questa stagione si rinnova la partnership con Dunkest, e quindi sì, ci sarà un campionato ufficiale di campo aperto su Dunkest. E come si fa per iscriversi? Facilissimo, c'è il codice, voi pigliate il codice, lo inserite nel campo dove dice inserisciti, unisciti al campionato, e vi iscrivete la vostra squadra al campionato di Dunkest. Chi ce l'ha il codice? Ce l'ho io, e quando ve lo do? Alla fine di questo video, come i bravi youtuber fanno per garantirsi che gli utenti possano continuare a guardare il video fino alla fine. Non è vero, il codice è questo, ve lo metto subito, perché ragazzi, cioè, ma che senso ha che io vi tenga legati qui fino a... cioè, uno il video lo guarda se gli interessa, se non gli interessa, ciao, ci si vede al prossimo. Guardo di là perché lì ce l'ho segnato il codice e ve lo voglio spellingare anche lettera per lettera. Il codice è FOXFOX 93996 Doncic. Lo inserite, vi iscrivete, entrate a far parte del campionato, e vi lancio anche una sfida. Siccome ridendo e scherzando questa community qui su YouTube è diventata una delle più grandi d'Italia a tema pallacanestro, ripeto ovviamente su YouTube, la sfida è: ce la facciamo a fare del campionato ufficiale di campo aperto su Dunkest il campionato più grande d'Italia per quel che riguarda il fantabasket in Serie A? Secondo me è fattibile, anche perché poi più grande è, più competitivo è, e merita il fatto che possa essere più competitivo possibile, perché alla fine non soltanto ci saranno i premi di Dunkest, ma ci sarà anche per il vincitore un premio che me medesimo metterà in palio per chi avrà vinto il nostro torneo Internos. Premio straordinario, che non vi sto neanche a dire perché per il momento non l'ho pensato, ma ci sarà. Ora andiamo a vedere passo passo tutte quelle che sono le regole di Dunkest, in modo tale che anche i novizi, quelli che non hanno mai giocato, capiscano come si va. Per tutti gli altri c'è la timeline, potete skippare direttamente al momento in cui si comincia a parlare della squadra, e poi ci si rivede alla fine. Allora signori, questo è il regolamento. Come vedete sono sul sito di Dunkest, sezione LBA, e già ho trovato un errore, ragazzi, di Dunkest, perché il fantabasket LBA, no NBA, qui c'è da correggere. Comunque, fantabasket di Dunkest offre due modalità di gioco: classica, roster non esclusivi, o draft, roster esclusivi definiti tramite asta. Il campionato di campo aperto si terrà ovviamente nella modalità classica, e quindi è questo che ci andiamo a reggere. C'è anche poi un regolamento completo, non lo leggiamo tutto perché diventa troppo lungo, questi sono soltanto i primi 8 punti per darci un po' un'idea. Si possono avere fino a 3 squadre, 95 crediti Dunkest per ogni squadra. Con questi 95 crediti bisogna prenderci 10 giocatori e un allenatore. Su questo poi ci torniamo. Rose non esclusive, l'abbiamo capito. Campionati privati, il nostro sarà un campionato di campo aperto, non è privato, si possono iscrivere tutti, insomma, vabbè, questo poi lo intendiamo come lo intendiamo. I punteggi: gli elementi della fantasquadra ottengono un punteggio basato sulle statistiche reali registrate nel campionato. Quintetto base, sesto uomo e coach ottengono il 100% dei punti, questo è importante, panchinari 50%. Ci torniamo su questo, anzi andiamoci subito nella parte relativa al regolamento. Vi faccio vedere che punteggio allenatore si basa soprattutto in base alla vittoria con margine o la sconfitta con margine, da 1 a 5, da 6 a 10, da 11 a 20, quindi questo bonus malus sarà interessante poi per scegliere il nostro allenatore. E c'è anche un coefficiente che esprime la difficoltà della sfida, ma più che altro secondo me sono i margini di vittoria e sconfitta che ci interessano. Così come nei punteggi del giocatore non si calcola la valutazione generale, quella classica di Lega Basket, ma è un po' modificata
puntata, voce per voce, qui trovate tutto scritto. Ma le cose forse, dal mio punto di vista, più interessanti, perché impattano un po' di più sul numero finale, sulla valutazione finale, sono doppia doppia, tripla doppia e quadrupla doppia. In Serie A tripla doppia non succede quasi mai, quadrupla doppia non succede mai, quindi più che altro è la doppia doppia che conta 10 punti in più di valutazione, che quindi bisogna tenere ben presente. Poi ci torniamo quando parliamo della squadra. Chiudiamo il regolamento con capitano, il capitano prende il doppio del punteggio che fa come giocatore tradizionale, quindi va scelto bene anche in base al calendario. Il calendario, appunto, ogni giornata è suddivisa in turni che equivalgono al blocco di partite di una singola giornata. Si possono fare sostituzioni campo panchina durante la giornata e poi il mercato tra una giornata e l'altra. Detto questo, la squadra. Allora, questa è la schermata che vi ritrovate davanti nella sezione squadra. Come vedete, io questa l'ho chiamata video, ma insomma è un nome fittizio della squadra che ci serve ora un attimo per lavorarci tutti insieme. Ci sono, come dicevamo, 95 crediti. C'è anche l'opportunità di aumentarli, questi crediti, acquistando un account. L'anno scorso mi sembra si chiamasse MVP, ora non mi ricordo come si chiama, ma insomma c'è questa possibilità. Io però per questa demo, per questo test della mia squadra, voglio utilizzare l'account, diciamo, gratuito, quello alla portata di tutti, da 95 crediti base. È un po' restrittivo, però ci serve, insomma. Poi se uno dovesse avere più soldi, chiaramente meglio, perché riesce a fare una squadra più forte. Da qui si può cambiare il modulo, per esempio io potrei mettere due centri, un'ala e due guardie, o quello che vi pare, però teniamolo ora standard, centro-centro, ala-ala, guardia-guardia. E poi qua giù c'è la panchina, e qui ci ricorda che soltanto il sesto uomo prende il 100% dei punti, mentre questi altri quattro giocatori prendono la metà, motivo per il quale io, e qui entriamo proprio nelle mie scelte personali, la mia tattica, la mia metodologia di squadra, voglio spendere il meno possibile per questi quattro. Considerando che se io qui mi seleziono centro, ala e guardia, quindi tutti i giocatori possibili, i giocatori minori costano 4 crediti, non c'è nessuno che costa meno di 4 crediti, bisogna fare subito un conto per partire nella mia idea. 4 crediti per giocatore, il minimo che posso prendere per 4 giocatori dalla panchina, mi fa un totale di 16 crediti. Se io faccio 95 crediti totali meno i 16 crediti, mi rimangono 79 crediti, con i quali io devo prendere 6 giocatori e un allenatore. Quindi 79 diviso 7 mi viene una media di 11,2-11,3. Questo è il valore di crediti che io mi tengo presente come, diciamo, limite massimo. Poi vediamo se in alcuni casi lo possiamo sforare o meno. Però più o meno io mi voglio tenere che giocatori sopra gli 11,2-11,3 non li prendo. Chiaramente questa cosa è limitativa, perché se noi si va di qua significa che in prima pagina non si può prendere nessuno, in seconda nemmeno e in terza si comincia magari qualcheduno, ma più che altro si parte dalla quarta pagina. Tanti giocatori ce li perdiamo, però ci abbiamo anche l'account, diciamo quello base. Se poi avete più soldi, più crediti a disposizione, vi potete prendere giocatori anche più importanti. Uno potrebbe anche dire, io voglio Milos Teodosic e me lo prendo a qualsiasi cifra, però, ripeto, questa è la mia idea, la mia metodologia, secondo me è penalizzante. Io credo proprio nell'idea di squadra come squadra. Già mi sono preso 4 giocatori a costo minimo, gli altri non voglio sforare ulteriormente. E detto questo, io direi di partire proprio dall'allenatore, quindi mi deseleziono tutti i giocatori e mi vado a scegliere l'allenatore. Abbiamo detto 11-2-11-3, quello che costa di più è Ettore Messina, io lo prendo. E sapete perché lo prendo? Perché secondo me Milano quest'anno ne vince parecchie, non voglio dire tutte in stagione regolare, ma comunque parecchie. E siccome potrebbe avere anche dei margini di vittoria interessanti, secondo me questi 11 crediti valgono la pena, anche perché, ripeto, stanno sotto il limite che ci siamo dati. Dopodiché direi di cominciare a vedere ruolo per ruolo. Allora, tra i centri il più costoso è Ethan Happ. Secondo me varrebbe la pena prendere Mehovolu, lo sapete ormai, Mehovolu e Kennedy sono due dei giocatori che secondo me varrebbe la pena prendere, però considerando anche il fatto che c'è Frank Elegar a 11-2,
ci sono anche altri giocatori, per esempio secondo me tanto Ristich quanto Ant quanto Hrubal potrebbero essere interessanti proprio per il discorso delle doppie doppie, ma visto e considerato che Reggio Emilia, complice anche il fatto che Cham non si sa se, quando e quanto potrà essere utilizzato, ha in Frank Elegar probabilmente l'unico centro vero puro, verticale, fisico, sotto canestro, io questi 11,2 crediti mi sento di darglieli, poi valuteremo il discorso del capitano, perché secondo me come doppie doppie è uno di quelli che quest'anno ci farà divertire, li faceva anche nella precedente edizione italiana con Milano, figuriamoci ora a Reggio Emilia. Per l'altro centro aspettiamo, perché io non credo neanche che lo metterò qui da sesto uomo, io probabilmente da sesto uomo mi ci metterò una guardia e quindi sull'altro centro investiamo poco. Si passa quindi al ruolo di ala, seleziono ala, deseleziono centro, anche qui al solito ci sono tanti giocatori che costano un sacco di soldi, ma io voglio mantenere il limite che ci siamo dati. Ne devo prendere due da quintetto, mi piacerebbe TJ Klein, mi piacerebbe Jeffrey Carroll, ma secondo me ci sono due giocatori che rapporto qualità-prezzo sono dei best buy in questo momento della stagione. Sto parlando di Derek Willis di Brindisi e, in pagina 4, Dalton Holmes di Cremona. Sono due giocatori che sicuramente non avranno il top della valutazione, ma pagati 10,3 e pagati 9 secondo me ci fanno divertire. Willis è uno di quelli che in doppia doppia ci può andare tranquillamente e Holmes al momento mi sembra il principale terminale offensivo di Cremona, visto e considerato che ancora con TJ Williams siamo un po' indietro nell'inserimento. Ho visto però, scorrendo di qua, che ci abbiamo anche Mike Henry a 10,2. E vi dirò, secondo me Mike Henry a 10,2 è un altro best buy, cioè un altro che il rapporto qualità-prezzo vale la pena investirci, e a questo punto si potrebbe anche fare una bella cosa, ce lo spostiamo da sesto uomo, che tanto il sesto uomo prende il 100% dei punti, e in panchina ci teniamo un centro, un'ala e due guardie, per il momento, indicativamente. Si passa quindi al ruolo di guardia, al solito ci skippiamo tutti quelli più costosi, ripeto questa è una mia scelta, vi sto facendo vedere la mia metodologia, non è che dovete fare così, è un'idea mia. Sarei tentato da TJ Williams, così come mi piacerebbe anche Brandon Taylor, Gary Brown e tutti gli altri, ma mi sono visto prima, dove l'ho buttato, eccolo, Justin Robinson di Pesaro, che secondo me anche lui a 10,4 è un giocatore che va preso assolutamente, perché a Pesaro è titolare nel ruolo, c'ha un sacco di minuti, vero è che c'è Fioi, ma tutto sommato difficilmente è mai sceso sotto i 30 minuti di media di utilizzo e sta andando anche in crescendo di condizione, quindi ipotizzando che il campionato inizi in una data ragionevole, comunque a breve, Robinson secondo me è un giocatore da prendere. Per l'ultima guardia tra i titolari aspetto, perché voglio andare a vedere quanti soldi mi restano dopo aver preso questi 4, perché io ho considerato che questi 4 me li pago tutti 4, ma vediamo, insomma, ora io mi seleziono tutti i ruoli possibili, mi metto il massimo a 5 perché mi sa che, anzi no, dai, il massimo teniamo qua, però scorriamo dalla fine, eccoci, e cominciamo a vedere che cosa si trova di interessante. A 4 non c'è tantissimo, sinceramente, però già se si scorre indietro, io a 4,2 Procida me lo prenderei, perché Procida è uno di quelli che secondo me ci avrà spazio, soprattutto a lungo andare nella stagione, e preso a 4,2 non è male, chiaramente lo porto in panchina. Ho visto anche Jordan Baye, che a 4,5 anche lui secondo me è preso bene, più di 2 se non erro della stessa squadra non si possono prendere, quindi per Cantù abbiamo finito, ed è uno dei motivi per i quali ho preferito Elegar anche a Shamarcus Kennedy. Mentre andando avanti non c'è tantissima roba, non mi sembra, anzi no, aspettate, faccio un cambio così al volo, perché vedo che Tommaso Baldasso è a 5,5 e secondo me ci si può rientrare al posto di Procida. Aspetta, ho fatto danno, tolgo Procida e metto Baldasso, chiaramente in panchina, perché secondo me gli americani di Roma al momento sono un po' indietro di condizione e quindi Baldasso a 5,5 rischia di essere un titolare mancato, un titolare nascosto, in incognito, e secondo me ci può dare una grande mano, così come a Cervi a 5,4, perché tutto sommato vero è che giocherà una ventina di minuti, non di più, perché c'è Dario Hunt, ma Cervi è uno che fa tanta valutazione, punti, rimbalzi, magari ti metti
mette in piedi una doppia-doppia a 5-4, è preso benissimo. Ci manca poi una guardia per chiudere il discorso panchina e avevo visto Leonardo Handy a 5-8, che non so se riuscirà a mantenersi sui livelli della Supercoppa, ma se ci si dovesse mantenere è uno steal a 5-8. Quindi Mike Henry da sesto uomo, in panchina Candy, Baldasso, Cervi e Baye. Ci rimangono esattamente 11 crediti e 7 per prenderci l'ultima guardia titolare, quindi deseleziono tutti gli altri ruoli, metto a 12 il massimo, eccolo, e vediamo chi c'è rimasto. Ma io tutto sommato mi potrei anche fermare subito, perché proprio a 11.7, quindi esauriamo tutti i crediti in assoluto, c'è Kenny Cherry, e visto e considerato anche che in questo momento mi serve il principale terminale offensivo di Brescia, io la chiuderei proprio qua alla squadra, mantenendo per il momento anche Frank Elegard a capitano, perché io vado di doppia doppia ipotetica, anche perché se non mi sbaglio Reggio Emilia gioca subito contro Milano, quindi lui gioca da ex e ci può stare una doppia doppia nella prima partita di Elegard, e quindi voglio che mi raddoppino il suo di punteggi. Poi eventualmente vediamo, perché comunque anche i quattro della panchina se era partiti con voler spendere il meno possibile, ma non è che fanno proprio schifo, anzi. Questa quindi sarebbe la mia squadra, e uno dice: ma allora per te Edo Elegard è il miglior centro del campionato? Willis, Holmes, Robinson, Cherry, miglior quintetto? No, assolutamente ragazzi, bisogna fare un conto di fantabasket. Un conto è un giocatore bravo in senso assoluto, un conto è un giocatore buono per il fantabasket. A volte le due cose coincidono, altre volte no. Per il fantabasket io tendo a privilegiare giocatori che giochino in una squadra magari che ha meno ambizioni, quindi un roster un po' più corto e quindi più minuti da potergli dare, più minuti da stare in campo. Questi sono tutti giocatori che secondo me avranno tanti minuti, giocatori che hanno riserve non troppo forti, qualcuno addirittura manco ce l'ha la riserva. È uno dei motivi anche in questo caso per cui ho preferito Elegard a Kennedy, per esempio, perché Kennedy comunque Baye in base alle partite un po' di minuti li giocherà. Se potete investire un po' di più perché magari avete gli account quelli premium, io sicuramente consiglio Ethan Happ e Adrian Banks, ma anche Milos Teodosic, perché comunque la doppia doppia con gli assist te la può fare tranquillamente, Miro Bilan, D'Angelo Harrison, Mekhovulu, ma anche andando avanti Brandon Taylor, Tillman, Brown, insomma ecco questi. Però poi uno deve fare i conti anche con i crediti, e quindi Elegard, Willis, Holmes, Robinson e Cherry titolari con Elegard da capitano, Henry sesto uomo, Candy, Baldasso, Cervi, Baye, Ettore Messina da allenatore. E questa è la mia squadra a oggi, 16 settembre, ore 13.00 e 39 secondi. Per insulti, minacce varie ed eventuali, mi sa che aprirò una casella di posta per contenerle tutte. A parte gli scherzi, non lo so come andrà, non so neanche se iscriverò veramente questa squadra, perché sono ancora nel dubbio. Potrei sia iscrivermi al campionato e partecipare io stesso, sia non farlo per mantenere un po' quella che è, no, la mia oggettività, il mio ruolo super partes da commissioner del campionato di campo aperto su Dunkest. Non lo so, magari mi iscrivo in incognito, come forse ho fatto anche nella passata stagione, non si sa, perché poi il campionato l'anno scorso non è mai finito, e poi alla fine dell'anno vi tiro fuori la schermata e vi dico: toh, questo qui ero io col nome falso e sono arrivato dopo l'ultimo. Ma insomma, a parte questo, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo domani, anzi no, domani è pausa, perché anche la sopravvivenza dell'essere umano merita di essere rispettata. Ci rivediamo venerdì in live, dopo le partite, dopo la semifinale di Supercoppa. Sabato ci saranno i miei 2 centesimi sull'NBA, domenica un'altra live post finale di Supercoppa, e da lunedì comincerà quella che sarà la nuova programmazione, diciamo, intermedia, che ci porterà fino alla fine dei playoff e fino alla pausa del 14 di ottobre, quando poi si fermerà tutto, ci sarà il rinnovamento dello studio e poi campo aperto 2.0, Rolma il 21 ottobre e tutto il resto. Le idee ci sono, sono i soldi che mancano. Questo sarà il titolo del mio libro.